Ragazzi, insieme agli amici di Deliveroo, oggi ci troviamo a Genova. Per la precisione, in Piazza De Ferrari. Alla mia sinistra potete vedere il Palazzo Ducale e alle mie spalle il Palazzo della Regione, con la tipica fontana che lo rappresenta. Ma cosa ci facciamo qua? Semplice, andiamo ad assaggiare il cibo caratteristico di questa città portuale. Vamos! Ragazzi, siamo alla Locanda Tortuga, qui preparano cibo tipico ligure. Quale assaggeremo ancora non lo so, entriamo e scopriamolo. Ciao Bernardo. Ciao Lello. Oggi sono qua per assaggiare lei. Bravo. La focaccia tortuga, che mi dicono sia ancora più buona rispetto alla focaccia di Recco. Questo non lo so, però sarai tu a dirlo, te la farò assaggiare. Allora vediamo come si prepara ora. Bravissimo. Poi l'assaggiamo però. Certo, è ovvio. Fantastico. C'è il nostro Domenico qua che ci sta facendo un'ottima focaccia. E questa è arte, eh? Questa è arte. Caccia bella calda appena sfornata, me la metti via che me la certo. Mangio strada facendo. Questa la assaggiamo. Dai, avanti. Alla grande. Vai. Bravi ragazzi, veramente buona. Siamo a Porta Soprana. Pensate che questa porta fu costruita per prevenire un attacco da parte di Federico II nel XVII secolo. Chi l'ha costruita? Non un architetto, non degli operai, i genovesi stessi. Tra l'altro, proprio qua dietro sorge anche la casa di Cristoforo Colombo. Dopo la focaccia al formaggio del Tortuga mi è venuta una gran voglia di primo piatto. E qua in zona c'è un posto niente male, si chiama Molo 2.0. Andiamo a provarlo. Ciao Lello, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Come stai? Ben arrivato a Molo 2.0. Grazie mille. Ho visto che fate un sacco di piatti tipici della cucina ligure e genovese. Certo. Però uno su tutti devo assaggiarlo, visto che sono qua da un po' e non l'ho ancora assaggiato. Trofi al PES 2.0. Va bene. Lo prepari? Subito, procedo. Ci vediamo dopo. Pronti? Grazie mille. Buon appetito, mi fai sapere dopo, ok? Perfetto. Pesto, la genovese accompagnato, patate e fagiolini. La ricetta perfetta, ma me lo mangio. Siamo arrivati davanti al Baretto Gallese, locale storico di Genova. Una particolarità però ragazzi, a Genova ma gestito da tantissimi anni da una famiglia piemontese, quindi si parla di ingredienti tipici del Piemonte. Fanno dei panini pazzeschi, andiamo ad assaggiarli. Leggo 1948, quindi siete un'istituzione. Sì, mio papà nel 1948, piemontese, è venuto a Genova e con suo fratello hanno iniziato l'attività. Va bene, allora fammi un misto gallese così assaggiamo la tradizione vera. Se vuoi posso anche aggiungerci un nuovo sodo che ci sta molto bene. Allora facciamo così, mi fai un misto gallese tradizionale e una parte con l'uovo sodo. Grazie Luigi, alla tua. Grazie a te. Mi ha detto che ci si impatacca, ma non è vero, in realtà buonissimo.
Il nostro futuro nella città di Genova è terminato, ragazzi. Abbiamo mangiato davvero bene, piatti tipici e abbiamo davvero la pancia piena. Ma la domanda è: quale sarà la prossima tappa insieme agli amici di Deliveroo? Scrivetecelo nei commenti e noi ci andremo per voi. Ciao!